Zelda Breath of the Wild parte nuova 8, finito il tutto nella città di Gerudo, della storia principale. È giunto il momento di andare via da qui ed andare in cerca del prossimo colosso. E ho intenzione di fare questo qua. Quindi puntina al volo. Puntina al volo, da dove lo prendo, dove mi conviene prenderlo. Proviamo a prenderlo da qui, guarda, proviamo a prenderlo da qui. Ho preso il potenziamento nuovo del colosso ucciso, che sono tre fulmini da tirare tramite arma, tramite spada o simili, che fa un bel danno, sdraia il nemico. Poi, finiti i tre colpi, si ricarica con il tempo. Allora, vediamo. Ok, il colosso che ho appena ucciso era in bella vista lassù. Armature. Bene, così. Via da qui. Via dal freddo. Ho un cuore in più grazie a quel colosso. Allora, la strada. Guarda, mettiamoci in un'altra. Devo arrivare a quella stella, poi vediamo. Tanto via dalla neve. Devo raggiungere quel posto tralasciando accampamenti orchi, tralasciando pezzi di gioco in più che anche se mi premiano. Allora, mettiamocene un altro qui, dai. Intenzione di farli. Allora, il cavallo per ora non c'è, salvo se non trovo qualche stallaggio, ma per ora nemmeno l'ombra. Vediamo dove sono. Sì, e qui ci arrivo tutto di qua. Le montagne non le volevo fare perché era il colosso già fatto, era la strada del colosso già fatto. Andiamo di qua, poi si vede. Di qua. Santuario, ok. Sì, mi ci porta, guarda, la strada mi porta. Dove mi potrebbe portare? Ok, che rimbocco la strada, quell'altra però. Proviamo di sopra. Proviamo di sopra. Proviamo di sopra. Ancora niente. Vabbè, io taglio un po', poi strada la raggiungo, quando sono in meta. E ne accorgo, va bene. Qui c'era un santuario, ora lo sblocco. Poi, quando ho voglia, ci torno. Magari lo faccio, non ora. Proseguo dritto. Ti dice ti ci porta, va bene. Continuiamo così, però. C'è una sua strada. Proprio una sua strada che nel giallo mi ha portato al colosso fatto in precedenza.
poi passa anche di quassù, insomma, poi passa anche. Questa è strada nuova, guarda, è strada nuova. Allora forse prendiamolo così. Sì, dal ponte ti ci porta, ma sì. Ma sì, ti ci porta la parallela, è stracomoda in linea d'aria. Arrivo poi al prossimo stallaggio che trovo, perché ce ne sono vari, tanti. Prendo il cavallo e... Sei a piedi. E prima di trovare la meta succederanno varie cose, ci saranno vari posti. Diamo un'occhiata. Allora dai, riprendo questa di strada, dai, riprendo questa. Lo stesso ti ci porta sia alla destra che alla sinistra. Anche se è un po' tutto labirintoso, anche se è un po' tutto scoiattoli sono veloci, mi hanno già visto. Non spreco la freccia. C'è anche un po' zona di caccia. Seguiamo la strada principale che... Non fanno mai male. Qui ci saranno tanti nuovi posti, sia sulla strada principale che tra cacce. Queste non le apri più ormai. Vogliamo due colpi. Oh, questo è un ingrediente, uno dei migliori del gioco, coranello grande, e le trovi solo su esplorazione, solo su esplorazione, osi, tra virgolette, a vuoto. Allora, dai, poi tiro dritto e ammazza te e poi basta. Questa la puntina, sì, cercavo questa, questa non mi serve più. Questa non mi serve più. Grosso modo io credo che questa sia la via principale, anche se la via principale come mappa non me la segna. E mi hai visto. Spreco. I primi posti, ah, la posso riprendere. Da sbloccare, sono lunghi i primi per arrivare nei posti. La cosa è lunga. Coranello? No, ghianda, ghianda, è tutta roba preziosa. Una volta sbloccato il posto, ci torni comodamente con un teleporto. E qui per arrivare ti dà possibilità di prendere due minerali, due cose che poi vendute, questo non l'ho mai trovato, mi inserite, vendute o mescolate. Fanno il suo. Allora, la meta la vedo anche così, mi tengo sulla strada principale che è meno tortuosa e meno con meno pericoli. Queste le prendo con le... Sì, anche senza arco, questo lo prendo, sì. E
Questi ti fanno male, eh? Octopallone, quell'altro là, giusto. Ti fanno male. Santuario, ho capito. Santuario, ma cercavo altro, cercavo altro. Ma guarda, cercavo altro. Ma guarda questo, alla fine cerca, mi fa male. Alla fine mi fa male, queste le volevo mescolare, le volevo. Qui c'è tutta roba che non so nemmeno io cosa è. Guarda, quello da dove mi c'entra. Ah, l'alveare col miele, ma ora lo lascio stare. L'ho ripreso. Questo è niente. Perdiamo la strada principale, ma seguendo quella spia laggiù. Piano piano mi porta al posto. Speriamo di trovare uno stallaggio e col cavallo si va meglio, se no a piedi mi arrangio. Sì, va bene anche così. Senza paura, che posto è questo? Cambiano i posti. Sotto c'è gioco. Ok, lo stallaggio magari l'ho mancato. Era in una via precedente. Faccio a piedi per forza. Vediamo se ci sono. Sì, piano piano, in un modo o nell'altro arrivo. Ora non è il caso di affrontare nemici forti o meno forti, ma è il caso di trovare la strada il più presto possibile, principale. Anche se uno solo mi dà dei bottini. L'arma level 30. Ah, poi c'è un potere nuovo da provare. 30-14, questa poi mi dà roba. Allora, sì, dai, vado da qui. Non lo so, ma vado da qui. C'è un potere nuovo che non è il caso di provare con i pipistrelli. Con questi puoi provare, eccolo qua. Eccolo qua, potere di Orbosa, ne prende anche due, wow! Però non one shot, non one shot, non uccide istantaneo, gliene fa un altro, ma non so due, il potere nuovo poi si ricarica. Quindi vi mangia. Dai, forza, mangia questo. E questo. Vabbè, so più. Vai. Lucciola sprecata. Ma prima del boss poi le ricompro. No, ma ti dice non ti fa caricare. Questa è buona, questa è 32, dai, vai con questa. Se no era game over, se non sprecavo la luce, le luci le riprendo in prossimità del boss. Fammi vedere. Questa, guarda la strada, proprio questa, la via principale.
la segna dietro questo monte, però questo furia di Orbosa sono tre tiri, poi si ricarica, era meglio, gli scaricavo anche il terzo. Lo stallaggio l'ho superato, chissà se l'ho superato. Ho capito, sta per rompersi sulla strada principale, ti tratta meglio riguardo a stallaggi, li vedi prima, però non sempre la trovi. Questi poi sono segnati, basta, questi basta. Sono segnati dalle torri, nel senso se sblocco una torre, qui c'è i maghi, c'è, questi maghi danno una bella arma, però sono un po' ostici, li lascio stare. Fungo mai trovato. Ok. Hai capito, mi carica un dino, mi carica, non volevo usare la freccia, però è lo stesso. Queste lucciole prendi solo così, però non c'ho voglia di fare piano, tanto silenziosi, movimenti silenziosi. Ok, torniamo. Leggermente a sinistra. Oh, il drago, questo l'ho già trovato, è un drago che con un po' di fortuna con l'arco ce n'è 4 in tutto il gioco, ne ho trovati 2 con l'arco, non lo so, li può levare qualche scaglia ma non così, forse ci può montare anche sopra, ci può montare anche sopra. Ho preso una stradaccia. Magari c'era subito un cavallo disponibile, però non l'ho fatto apposta a prendere questa strada qui. Fatto sta che in qualche modo devo arrivare, però c'è sempre qualcosa. I draghi credo sono solo di notte. Andiamo in linea d'aria, guarda. Così rischio di meno. Questi hanno il tesoro, hanno, sì, il tesoro ce l'hanno dentro se li uccido, però quelli dormano, quello dall'allarme lasciamo sta, cioè non è che ho perso anche troppo tempo, il tempo non lo perdi, il gioco è anche questo. Zelda è esplorazione, Zelda è arrivare nel posto, intanto giochi. La meta è una cosa e c'è sempre, però accade dopo, accade dopo. Il bello del gioco è anche questo, cioè è come una gita a scuola in un'altra città. Il bello non è arrivare in quella città, il bello è il viaggio del pullman. Era così la cosa, il bello è il viaggio del pullman. Cioè non è quando, quando arrivi a destinazione tipo a Roma. Bello è il viaggio. Ma qui devo usare lo scudo e qui Zelda è un po' lo stesso paragone. Bello è anche il viaggio. Poi, cioè se voglio registrare solo quando sono arrivato alla meta, registro, parto dalla registrazione in prossimità della meta e perdo questi 20 minuti di viaggio. Che succedono cose, intanto c'era quel drago rosso,
intanto c'è nuove poste, intanto c'è nuovi santuari, intanto c'è il lupo. E qui diamogli una frecciatina, vai. E ne vuole due. E i lupi ti danno la carne un po' più alta, ma non avanti, sono anche forte. Questi sono capaci a, a one shotarmi. Che guadagno ci fu? Se la carne la riuso per... Vabbè, lascia di stare che sono veloci, fanno una scappa, poi ritorno, allora non devi perdere tempo. Sono pulibili quando ululano. Poi se insiste qualcuno lo acchiappi, però... carne XL, quella grossa. Gli acchiappi devi parare con lo scudo, devi parare con lo scudo. Intanto il cammello mi si sta ripienando, il primo potere del boss. Del colosso. Sto forte. Qui prenderò un altro potere. Diverso da quello. Qui prenderò un potere, una delle ali, una spinta sotto i piedi. Pietra, focaia. Vabbè, si è rotto, pazienza. Vai, picchio con ramo, guarda, adesso non ci fa niente. Il ramo dura poco. Ramo nemmeno niente, ci fai. Lumi inserite, poi speriamo le uso, este uso. Allora, la strada era qui. Però ho preso proprio una strada, eccola là, il prossimo colosso. È questo. Poi c'è il villaggio, c'è tutto un posto nuovo, nemici nuovi, allora questi sono forti, guarda, non mi ci confondo. Oh, sono passato di qua, pazienza. Sono forti, ti tengono qui 10 minuti, ti tengono a ucciderli, poi il gioco magari non vale la candela. Pietra focaia ambra, ho preso le pietre focaia, no, questo è prezioso. Sala gemma, ok, torno in una strada più abbordabile, ti fa vedere il gioco, stai arrivando in prossimità di quel colosso, perché qui è tutto nero. E sono arrivato un po' così, magari qui c'era uno stallaggio, magari io ho preso qui, questa non l'ho fatta, qui c'è una stradina con gioco, però se non apri le torri, quelle lì, che ti dice proprio i posti, con tanto di nome non puoi sapere, sei tutto a busso, sei tutto all'oscuro. Quella torre ti dice apparentemente è lì, però c'è tanti pericoli. Mamma mia, questi sono giganti, 48, ma ci si fa. Quanto danno mi fanno? Poco, questi pochi. Come vedete. Ah, e poi anche questi poteri qui ho anche... Si può anche combattere, però non ora. Certina sciuscio. Mi sarei tentato anche di provare a sbloccare ora questo torre, però è meglio lo faccio dopo con il potere del boss. Con il potere delle ali ho tre tire, mi dà tre tiri, una bella spinta all'insù, proprio allora nemmeno scalo, nemmeno. Però sai, lo potrei anche fare ora, lo potrei anche fare ora, come mi pare. Ah, quelli, ho capito, quelli sono tosti. Che c'è il magma, il cratere? Niente. Cioè, questi che vanno alzati di peso. Poi non mi ricordo che droppano. Io sta torre la vorrei fare ora, però... la voglio fa a lungo di brutto se la fa ora, guarda, non la fa, la fa dopo, perché poi so anche un po' castamina nel salire su quando ho il potere di quel boss lì. Sono parecchio avvantaggiato, con tre spinte all'insù mi levo di torno il pensiero.
Sì, che praticamente ho fatto tutto a piedi, senza stallaggio, senza... Stallaggio c'è, ma non è proprio che mi capita dove cammino io. Crateri di Giza, ho capito. Questa è una cosa, questo magari è un boss che si alza però. Sì, è un boss che si alza, un boss a roccia, volevo vedere. Avevo visto tipo una capanna, no, non era. Sì, sono arrivato, dai, in un modo o nell'altro, puntina via. Poi la strada principale. Ah, qui è anche un po' zona di freddo, magari preparo due pozioni quando arrivo. Sulla strada principale non ci cammini. Mai. Prima volta che ho giocato il gioco, qui ci arrivai a cavallo, ci arrivai col cavallo, feci abbastanza veloce. Però il cavallo è perché trovai uno stallaggio, si vede. Mi imbatté in uno stallaggio casuale, passando leggermente da altri posti, contornando la strada in modo diverso. Anche questa è strada, anche questa è strada. Più strade, più strade. Più strade, di là c'è altro. Allora, proviamo di qua. Proviamo di qua. Minerali si prendono così. Sono gratis. A volte c'è anche... Eccoci qua, dai, quello, il villaggio. Va un attimino. Un attimino raggiunto in un modo o nell'altro. Questa carne mi fa comodo, guarda. Un colpo one shot, vai. Carne, poi c'è un cuoranello, ci faccio una mega pozione. Preso, vai, un colpo, è bella roba. A volte trovi anche i cavalli allo stato brado per strada così. Te lo prendi e ci galoppi fino alla tua meta. Però stavolta no. Allora, sopra c'è questo che anche lui va domato, è un secondo colosso, il secondo colosso. Quello è il villaggio che cerco io. Lo arrivai normalmente col cavallo la prima volta, però stavolta no. Stavolta no. Prendiamolo da qua, guarda, dal prato, evito la neve. Oh, questa. Oh, ecco le luci, le ti salvano dal game over. Questa voglia mi salvano dal game over. Fatta, vai, così. Sono al 100% dalle fate radiose. Però ci sono anche a giro come ora, ho visto. Eccolo qui, quei giganti forti. Questo è un gigante forte. Se è ucciso è forte, però. Sopra c'è un altro. Boh. Ti droppa parecchi minerali opali. Roba osi. Quando ulula è punibile. La carne basta osi, non insiste perché lui se no ti fanno anche male. Ti fanno anche male. Allora il posto lo prendo da di qua. Tanto ho fatto anche un po' di... Sto facendo anche un po' di alchimia, un po' di... Prendo un po' di tutto. Questi no.
Queste no, la gelatina c'è giù, ma ne fa niente. Oh, c'è un santuario? No. Però questo non è messo qui a caso. Cos'è? Non lo so e non mi interessa ora. Praterie, tutta roba. E dai, sono arrivato così. Ho fatto una bella camminata a piedi. Pazienza. Pazienza. Farfalle, tanto te le vende anche. Te le vende anche Terry. È sempre lo stallaggio. Le farfalle del sole, le farfalle del gelo. Qui basta così, basta prendere pezzi, basta prendere. Questo è un villaggio degli uomini uccelli praticamente. Questo è cattivo come pochi, prima mi mirava. Ah, dietro agli alberi non ti prende. Però un po' sospettate, guarda, andiamo via. Fa anche abbastanza male, andiamo via. Tanto poi dell'octopallone non me ne fa niente. Ops. Qui c'è un bel po' di casino. Allora, questa si sacrifica. Ninja mi dà anche le rubi. Però ninja più quelli uguale morti. Io andrei proprio via. Io andrei proprio via. Ma eccolo qui lo stallaggio, ho capito, ora c'è lo stallaggio, quando proprio. Qui però anche un punto. Ma questo l'ammazzo se è solo. C'è un po' di rupi. È un punto che non dà attacco. Questo è un punto safe. Ma lasciamolo stare, guarda. C'è lo stallaggio. Dove c'è lo stallaggio? C'è sempre un santuario. E in più c'è questo. In più c'è. Ok, riso curry, che bontà. Già questo vende. Allora, guarda, il villaggio lo vedo anche da. Insomma, è lì il villaggio, ci andrò presto, lo stallaggio qui, quando proprio sono arrivato c'è lo stallaggio ovviamente. Dove siamo? Dove siamo? Stallaggio del rito, ok. Poi alcuni vendono, eccolo qua, io devo arrivare lassù. Ok, questo è finito qui. Allora, Terry vende altro. Qui c'è altro. Questo vendeva il riso al curry. La furia di Urbosa è a tua disposizione. Ecco, mi si è ripienato il potere del boss. Dai, fammi vedere, perché alcuni sono mercanti, però ci devi parlare. Sei un mercante? No, vediamo un po'. Questo è un mercante. No. Riso piccante, va bene. Spezie Gorum, chi me le dà? Questo non vende niente. Vabbè, ci penso che è una sottomissione. Va bene, riso al curry. Andiamo a vendere qui Terry in ogni posto diverso. Oh, mi fa un regalo, vende roba nuova. Ah, mi ha regalato una freccia ancestrale, la freccia più potente del gioco, però niente, nonostante è ottima, niente di speciale. Ho capito. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Vedere, compro. Questa al freddo, devo resistere al freddo, ne compro. Ma costa poco, però ce ne sono solo tre, vabbè. Ah, il vigore oltre il massimo, questa mi serve per prendere i cavalli. Cavalli. Ma più
veloce cavalli allo stato prato selvatici, queste me ne dai. Poi vende anche qualcosa a sto punto, ha preciso a posto. A questo punto più silenziosi. Ah, ma ce l'ho questo. Dai, ti vendo a te, guarda. Che ti vendo, però questa roba ci può fare anche. Ti vendo 5 ambra. Poi ti vendo. Queste inutili le tengo qui, però basta, guarda. Qui col coronello, qui col coronello. Qui però non c'era mercante. Volodromo. Di qua e ti dice. Aspetta, perché di qua? Perché mi manderebbe al posto da di qua? Che io lo vedo da un'altra. Scusa, è qui perché è qui il villaggio, punto. Fragola. Poi disegnata come un lampone. Borgo del Rito è questo, lo cercavo, mi torna di là, c'è altro. Ancora. Questo è un mercante. Ah, ho capito, qui c'è il zerf su scudo. Allora guarda. Il coronello mai perde. Adesso fai. Tira fuori, tira fuori, tira fuori. Tira fuori perché ci fai i cuori in più e tira fuori con questa roba qui. Ti viene fuori. Eccolo qua, più 8. Più 8 cuori extra aggiuntivi ai miei 5 totali. E dai, ora faccio 2 cose. Tira fuori. Tira fuori tutta roba da mangiare, tira fuori. Tira fuori. E tira fuori. Frutta cotta 10, perché tanto la poi c'è il boss, siamo in zona. Una ghianda, me lo fa tutta a funghi. Ah, con ingredienti mostruosi però, ok. Con ingredienti mostruosi. Farò subito. Che questa resiste al freddo, butta dentro. Vai, solo funghi, solo funghi. Solo funghi, a vedere. Ti verrà una cosa al curry, 4 funghi. Le erbe per ora no. 4 funghi. Tiene meraviglia anche questa. Butta dentro, Ok, ingredienti mostruosi. Questo più. Questo è mostruoso. Questo è mostruoso. Ah, lì avevo altri funghi. Questo è mostruoso. Questo è mostruoso. Vediamo se resisto al freddo. Ah, sì, ha voglia 10 minuti. Andiamo, vai. Però il teleport. Santuario. Vabbè, c'ho il villaggio, insomma. Eccoci qua. Popolato tutto da uomini e uccelli. Tutto da. Colosso sarà la battaglia finale di questo posto. Questo posto a picco, questo posto a precipizio. C'è un picciolino, mi fa comodo, non c'è troppo freddo. Anche qui c'è i negozi, vendono roba. Tutto esplorazione, tutto esplorazione.
Il santuario, ho capito, mi suona perché c'è il santuario, è troppo presto. Oh no, vabbè, qui arriva la notte rossa, si salta. Ci ha visto una volta, di notte i nemici sono più forti, sono diversi, ti dice. Però tanto io sono in un posto sicuro. Quindi quei nemici non mi danno noia. Si sale ancora, si sale ancora. Eccoci qua, qualcosa succede. Qualcosa succede, ti presentano il secondo colosso. Il secondo colosso. Si chiama in un modo, ora me lo ricordo, Val... Non lo so. Questo è il colosso più facile stato per me a livello di enigmi, a livello di... Però pur sempre difficile, insomma, un colosso. E qui ti introduce il posto, ti fa vedere il posto. Si prosegue. Siamo alla base del villaggio, siamo... Borgo del Rito, tutti uomini uccelli, guarda, non ci parlo. Andiamo al dunque, andiamo. Allora, questo mi dà 4 cuori, se... Anche questo ha problemi, anche questo, qui c'è una locanda con una bella dormita extra che aggiunge i cuori. Io di rondine ho letto 80, guarda, te lo do, che mi aggiunge cuori extra. Mattino mi levo la luna rossa, vediamo quanti cuori mi dà, minimo 1 in più giallo. Io ho fatto anche quella ricetta da più 9 di cuori. Allora. Ah, 3 cuori in più, buono. 3 in più, però ho pagato 80. Proseguo all'insù. Qui si parla con tutti, hanno tutti cose da dirti, hanno tutti. Ora mi devo fare 2 spese. Benvenuto, ti ringrazio, ti compro subito il grano di cobalco. 3. Non vado a spese, non vado, ti compro subito questo. 3. Ti compro subito il burro di capra, che questo è ottimo. Ci fai proprio roba da 5 cuori, ci fai roba. Le frecce di fuoco per ora no, anche se mi servono per quel boss, ma dopo. Tancella, te ne compro 3, basta. E qui c'è le ricette, qui c'è, tanto poi ci penso da solo. Qui c'è altri negozi, abiti. Ah, qui ti vendi un'armatura. Ora però non è tempo di spendere soldi. Tunica del rito, sei già... Ah, difesa dal freddo, Cristo te la vende lui. Eccola qui, una tunica dal freddo. A questo punto te la compro. Te la compro, guarda, ti vendo gli opali, ti vendo, ora qui faccio spese, mi preparo per la prossima parte, faccio, no, questo no, guarda, prenditi il rubino, che costa tanto, tanto faccio un'ora a parte, un'ora a 10, un'ora, è il topazio, 3. Anche la fata mi potenzia questa armatura del freddo. Magari ci torno senza registrare dalla fata a potenziarmi, anche se ci vuole 5 minuti. Hai visto come si fa presto a salire, quindi questo, ambra, tutte le 11. 3, dai, uno lo lascio. Ora ti posso comprare questa armatura senza
Senza badare a spese, però. Senza badare a spese. Però mi servono anche le frecce di fuoco, le frecce. Io comprerei un pezzo solo. Per ora un pezzo solo perché. Mille vole, guarda, prendo questo giusto per non patire il freddo. Ovviamente tutto il set potenziato dalla fata ti dice che incassi meglio i colpi, però ne prendo uno solo per non rischiare il freddo. Per il resto al boss uso, ne uso un'altra che è più alta di livello. Allora questo parla. Ah, ok, ho questo e dorme. Questi ci ho già parlato. È ancora notte, non lo so. Allora, questa. Che questa vogliono roba, vogliono roba. Ma dopo, anche ora. Cucino per me. Ok, dai. Prendiamo questo riso al curry che tanto vuoi. Questo è buono al burro di capra con questo, con questo. Ti può anche inventare cose. Cosa gli ho preso? Buttaci un fungo e ho preso di là. Questo, così non fai centro, così fai centro. Hai visto? Rinforzante, guarda, è bella roba. Proviamolo, Ose. Era meglio quello di prima. Prendiamoci uno del vigore. Uno del vigore. Andiamo, vigore, non ce l'ho più. E la ghianda, vai. Wow, tutto attacco più. Appena tutte le ricette inventate. Più che altro. Finì questo e è buono. Ok. Questo, questo. Ah, la carne XL l'ho proprio. Ah, una rana toast. E vabbè. Ah no, la rana toast ha ingredienti mostruosi. Oh no. Bene così, dai. Il quinto non c'è, l'ho finito, devo finirle così. Va bene a 4. Ah, questa ci può mettere. Sala gemma. Voltiglia però mi riempie. Va bene così. Arrivo al santuario, sblocco il teleporto. Intanto parlo col capo di questo posto. Che mi dice cosa fare per abbattere il colosso. Si sale ancora, si sale ancora. Ok. E si sale ancora. Teleporto raggiunto. Così da ora in poi qui ci arrivo con un click. Ero partito da qua. All'inizio parte ero partito da qua. Qui da ora in poi non me lo leva più nessuno. Anche se la mappa è nera, anche se la mappa è buia. Ma c'ho anche un po' di vigore in più. Allora il cavallo. Un cavallo potente lo posso domare anche così. I negozi sono quasi finiti. Nel room precedente ho parlato con tutte queste persone. Poi vogliono roba, vogliono ti fa cantare la canzoncina.
Tutto il resto fatto sta ora, devo trovare il capo, ti mandano dal capo, i suoi piccoletti, la canzoncina a metà strofa, eccola qua, là, là. Il capo è proprio l'ultimo che incontri, questo che è un gufo, proprio l'ultimo, è lui, parli con lui che ti manda dal suo braccio destro. Nell'altro mondo era quella regina, seduta al trono e comandava. Colosso sacro Valmedo, in questo mondo è questo che comanda. Oh, vai, vediamo come si fa. Sì, veloce però. Sì. Sono io apposta. Però alcuni dei suoi uomini, ti spiega, sono accorsi là, uno è stato ferito. Va bene. Io e lui ci si va. Ok, io ho preso la missione, ho sbloccato la missione, non ho cuori sufficienti, ho la tuta del freddo. E qui ti dice, vai, ti dice, hai finito con lui. Allora, campione è qui. No? Sì, questa è una lei. Ok, suo marito si combatte in due anche qui, come nel colosso precedente. Trova mio marito. Volodromo, perché qui sono tutti uccelli con le ali. Sì, lo so dove. Armi della battaglia. Volodromo a piedi, ti dice che è là, però con un bel volo a paravela ci vai, ci si può volare dalla piazza Revali. Va bene. Posto di neve. Ritornamento, un flashback mi sa. A Link, sì, lo guardiamo e poi stacco la parte. Cammello dell'antichità. No, cammello, questo è un volatile. Questo colosso, lui l'ha già visto in precedenza, non lo so. Lui ha perso la memoria, però era in una nuova era. E lui è questo, è cerco ora, navali, non so come si chiama. La sogno una cosa del genere, eh? Riesco a creare correnti ascensionali che sono opere d'arte. I Rito sono gli incontrastati padroni del cielo e io sono il migliore di tutti. Grazie a questa tecnica, quando affronteremo la calamità Ganon, saremo in vantaggio, dammi retta. E poi, non c'è nessuno che mi può battere con l'arco. Insomma, se non l'hai capito, sono io, il grande Revali, la chiave per sconfiggere Gano. E invece mi costringono a fare da balia a te. Solo perché porti quella scalcinata spada che esorcizza il male. Roba da non credere. Che c'è? Non ti sarai offeso? E allora vediamo chi è il più forte. Ma dove? Che ne dici di lassù? Scusa, scusa. Da solo non ci puoi arrivare su quel colosso sacro. Dopo il colosso sacro lui mi dà il suo potere, volo anch'io, diciamo, mi dà una spinta in aria. Ho tre usi, poi si ripiena. Ok. Va bene, allora vado, ho tutto chiaro, visto che ho già giocato il gioco, vado a cercare Revali da qui. E tunica antifredda addosso ce l'ho, un pezzo ce l'ho.
di qua, aspetta, lui voleva... No, di qua. Sì, lì c'è un santuario, e ti dice, sì, no, la valle è qua. E allora, guarda. Di qua però... No, di qua no, scusa. Ci arrivo? Sì, che ci arrivo, perché devo andare di qua? No, che non devo andare di qua, devo andare di qua. Certo, ci arrivo. Anche se sembra di no. Anche se sembra di no. Al limite mi aggrappo un attimino. Se dove cado, se cado male. Se cado, vedi, sembra pelo pelo, pelo pelo, lo spigolo. Sì, qui ti aggrappi un attimo se non ce la fai. Pareva, vedi. Allora, te che vuoi? Vuoi buscare subito oppure fai... Fai... chiappa chiappa... Ti lascio stare che tanto c'ho tutto. Allora, qui... C'è dei cavalli che ora non mi servono, perché se le prendi, i cavalli... Ah, non è tutto il set da neve, come, scusa, proteggi dal freddo. Difesa dal freddo, non è vero, ci voleva anche magari pantaloni, ho capito, non li ho comprati, li compro appena posso. Sopporta il freddo con anche meno minuti, anche 11.50. Dai, uguale, dai. Vediamo se ora... Allora, no, il cavallo, tanto anche se si possono prendere ora, non mi servono perché... Non è botta. Io devo andare qua, dove la roba che ho fatto da mangiare, solo questa. Solo questa ho fatto di roba da mangiare. Ho mescolato... Boh, solo questo ho fatto di roba. Sembra di sì. Questo è il vigore extra perché ho dormito. A questo punto sta difesa dal freddo a metà non mi serve più, mi fanno un gran danno. Ti metti questa? No, allora è meglio tenere questa, guarda, fino a che non arrivi, dai. Ok, qui ho sbloccato, poi i santuari li faccio appena posso. Qui tanto non ti porta niente, prendi il cavallo ora, perché a parte quei due ti rompono le scatole, vabbè, li uccidi, però subito qui la osa ti premia se prendi un cavallo e lo registri a quello stallaggio là, ma ora ho da fare altro, non è il caso, volodromo, allora... Lui è qui, Verali, come si chiama? Navale, ora non mi ricordo. Anche qui ti dà però la possibilità di fare due cose. Queste sono sue. Prendi. Mi permette. Allora, vabbè, c'ho tutto. Stacco la parte, rifò due pozioni. No, non rifò un bel niente. Non rifò. C'ho una lucciola per il game over. Una credo me l'ha levata quello lì a cavallo. No, no, non ho più niente da mangiare. Dai, me ne farò basta. Questo è lui. Mi ricordo voleva delle frecce di fuoco, però. Voleva. Ah, te, ma questo è un altro. Aspetta, prima c'è lui. Ma le avali, mi sa... Adesso ho molto da fare, scusami. Lasciami in pace, per favore. Mi sa che è dentro il colosso imprigionato. Eh sì. Tramite lui. Sì, tramite lui si fa la cosa successiva, che consiste di intanto tirare le frecce, poi c'è il colosso, farò tutto insieme nella prossima parte, c'è 2-3 step di colosso,
che parti da qui, allora fine parte attuale.